Una bustina insanguinata contenente marijuana è stata ritrovata questa mattina da alcuni passanti nei pressi di via Nunzio Nasi a Catanzaro, il luogo dove ieri sera si è consumato l'omicidio di Marco Gentile, il 18enne di Catanzaro Lido, accoltellato alla gola. Il presunto assassino del ragazzo è stato già individuato e fermato la scorsa notte. Si era nascosto in campagna. Anche lui appena maggiorenne. Secondo una prima ricostruzione, i due potrebbero aver bevuto insieme, poiché sulle scale dove è avvenuta la tragedia, vicino alla pozza di sangue, sono stati rinvenuti dei bicchieri ed una bottiglia di liquore. E noi abbiamo sentito gridare da dentro casa. Mio figlio si è affacciato dalla finestra e mi ha detto: mamma, vedi che c'è un ragazzo seduto sulle scale pieno di sangue. E io mi sono affacciata. I suoi amici mi hanno chiesto di lanciare uno straccio per tamponare il sangue e mi sono girata verso le scale e ho visto questo ragazzo che praticamente era circondato da una pozza di sangue. Sono scesa immediatamente, ho visto che usciva dal buco che aveva nella gola una fontana di sangue. Lui, e gli dicevo: alzati che ti porto in ospedale, ma lui diceva: voglio morire. Me l'ha ripetuto 3 volte, si è lasciato andare e poi è arrivata l'ambulanza. Conoscevo Marco, ero amico di lui, come d'altronde sono amico di Nicolas, un ragazzo che è stato causa di tutto questo dramma che ha colpito la città di Catanzaro. E ho il cuore in gola e chiedo scusa di questo, ma ci sta, in quanto comunque sono un ragazzo di 19 anni che vive in una città con troppi pochi abitanti per poter ricevere un colpo del genere e saperlo assorbire. Non viviamo in una città dove una notizia di queste può passare inosservato, può finire in termini di 2 o 3 giorni la notizia stessa. Lì vicino, poi, la bustina con la droga avvistata stamane. Sul posto sono intervenuti gli agenti della scientifica, mentre la madre di Marco ha portato dei fiori laddove il figlio ha smesso di vivere, ucciso per mano di quello che forse era un suo amico.